Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Benvenuti in questo nuovo episodio dell'Extreme Crazy Rock Pokémon Bianco 2. Nello scorso episodio ci siamo addentrati nella Via Vittoria e non ne siamo ancora usciti. Sto registrando praticamente 3 secondi dopo aver registrato lo scorso episodio in cui abbiamo tagliato per l'appunto a metà la Via Vittoria. E niente ragazzi, quest'oggi vi invito come la volta scorsa a lasciare un bel mi piace, a raggiungere quota 250 like come nostro solito. Mi raccomando ragazzi, per sostenere fino all'ultimo questa fantastica serie che vi è piaciuta davvero tanto sin dai primissimi episodi. Continuiamo la nostra esplorazione. Nello scorso episodio, che è durato all'incirca 27 minuti, siamo arrivati fino a questo punto. Adesso andiamo avanti. Un poeta con uno zaino. L'episodio inizia con questa immagine metaforica della vita. Un poeta con uno zaino che sembra quasi rappresentare il viaggio che un poeta deve fare per raggiungere l'illuminazione. Muori, i poeti per l'appunto fumano i funghi. Cesar. Cesar riprende questo episodio come aveva iniziato l'episodio scorso. Mamma mia signori, incredibile. Tra l'altro poi, a un certo punto, dallo scorso episodio in poi, non abbiamo più chiamato in causa Abortusard. Ci è apparso un Jinx, si poteva fare. Però il potere di Abortusard va misurato goccia per goccia, distillato. Quindi signori, non lo chiameremo troppo spesso d'ora in avanti, perché ci è stata data prova che poi succede quel che succede, ossia che ci muore Puppenaz. Oh no, devo insegnare un MT. Puppenaz! Tu che sei ancora in squadra morto, potresti tornarci di nuovo utile. Ciao Puppenaz, è stato davvero un piacere. Togliamoti giudizio, che tanto ormai raga è morto, quindi giudizio può giudicare mica tanto. È arrivato dal signore, è lui che giudica lui. Perfetto, è lui che giudica lui. È stata veramente una perifrastica dei livelli di Catone. Catone, sì, Catone era un poeta, ok, perfetto. Possiamo proseguire. Allora, questa grottina qua, molto arcana, non so dove porti, io non so dove sto andando, non me la ricordo più sta Via Vittoria, raga, sarò sincerissimo con voi. Nada, proseguiamo, allora, perfetto, le acque, attraversiamo le acque, manco fossimo Mosè, il popolo ebraico. Ok, allora, sono praticamente sotto le rovine del castello che abbiamo visto nello scorso episodio. Ok, perfetto, tu chi sei, cosa mi rappresenti, ti devo affrontare. Perfetto. Battaglia in doppio. Allora, calma. Abbiamo tempo. Diamo una radice energia a Plato, che sicuramente non si lamenterà con noi. Essendo un filosofo, lui sa affrontare questi dilemmi della vita. Allora, affrontiamo questi due energumeni. La battaglia in doppio la scorsa volta, se non sbaglio, ci ha portato sfiga. Quindi sono un cretino. Marilyn e Jonathan Elite Four. Cioè, qua. Elite Four, scusate. Qua, raga. Cioè, proprio. Spoiler su spoiler, il Super 4 con Entei, Jellicent, va bene così. Allora, fermi, mega assorbimento su Entei e tenaglia su Jellicent, ok, perfetto. Tra l'altro, tra un episodio e l'altro, perché sono passati proprio 30 secondi, cioè un attimino di più, sono andato a controllare la restante Via Vittoria. Questa è la strada sbagliata e signori, mannaggia lui, alla fine della Via Vittoria c'è il cazzo di rivale. C'è il cazzo di rivale. Io non posso andare avanti con il rivale che mi affronta. Cioè, se no, immaginatevi, se non lo avessi saputo, io mi sarei presentato probabilmente con i Pokémon morti. Morti! Lui sarebbe arrivato, bella sfida, tutti li avrei presi. Tutti li avrei persi, tutti. Quindi, divino, grazie per avermi dato questa grandissima intuizione, raga. Il divino ancora qua dallo scorso episodio, in cui si è staccato dalla ventosa, un po' come se fosse sceso dai cieli per aiutarci. Ti prego, uccidiamo sti cosi. Onda sana, guarda. A me un'onda sana servirebbe davvero, ma anche tanto, sinceramente, perché sto impazzendo come poche cose. Così al mondo. Plato, non morire, per piacere. Plato, non morire, per piacere. Plato, ritorna. ACDC, vai tu. Ok, perfetto. Questo episodio inizia come tutti gli episodi da qui a 100 anni. Nel peggiore dei modi, spara fuoco. Cosa sei, un lancia? Ah, tutti li hai presi. È proprio un bellissimo amplian di merda. Ottimo. Non mi fare male. Grazie, ero assalto. Magari ti uccido, sai. Ogni tanto succede che. Uno ci spera. Uno ci spera fino all'ultimo. Urlo rabbia. Onda sana. Mi hai rotto i coglioni cubicamente. Mi hai rotto le palle.
Giorno di sole, ma che è sto competitive? Giorno di sole col competitive e lui ci aveva sparafuoco. Cioè, stiamo parlando di competitive o che altro? Attacco speciale di Entai diminuisce, perfetto. Abbiamo ridimensionato il giorno di sole. Vai così. John Frog, vai mega assorbimento. Perché non mandi in campo un altro Pokémon? Ah, è vero, gli hanno ucciso i due alla tipa, perfetto. Raga, strategie inconsce qua. Stiamo parlando di strategie inconsce. Zio, non ti ricaricare in qualsiasi modo, non lo so, ormai sono abituato a tutto. Veleno spina a casa. Sono riuscito a non ucciderlo, mi faccio schifo da solo. No, con giorno di sole no. No, incendio con giorno di sole. No, no, ok, ok. Mi sono preoccupato per nulla, no raga, perché obiettivamente incendio con giorno di sole, sappiamo tutti quali problemi potrebbe portare. Castform, io non ci voglio credere, guarda te. Cioè, stiamo parlando di un Castform con giorno di sole attivato dal Pokémon precedente con Vampagelita. Vampagelita come il nostro Castform. Cioè, il grande competitive da quella cosa. Io sono sicuro che torna all'inizio da lì. Al 100%, guarda. MT47 che contiene Etere Lama. Adesso vediamo la potenza di questo mossa, che come minimo ci avrà 2 di precisione e 4 di potenza. Non ci allontaniamo molto in realtà. Cioè no, 95 di precisione. Praticamente peggiora semplicemente come mossa. Perfetto. Tra l'altro Etere Lama, se non sbaglio, dovrebbe avere il critical molto probabile. Però vabbè, se ha 95 di precisione io non ce la metto. Dai, proseguiamo su. Abbiamo completato questa zona qua, che evidentemente anche lei non era quella designata. Però era abbastanza ovvio visto che rientrava. Forse dovevamo andare per l'appunto dalla parte giusta, cioè dalla parte che usciva dalla via Vittoria. Noi siamo stati geniali, ma in realtà ragazzi l'ho fatto per esplorare un pochino. Altrimenti veramente non si capisce un cazzo. Allora, perfetto, saliamo su questa mirabile cascata e proseguiamo nel nostro percorso. Mi è andata via la voce per un attimo, lo so. Allora, mettiamo davanti qualcuno che sappia tenere in ballo la situazione. E John Frog mi sembra l'ideale. Ricarichiamo i Pokémon. Sono arrivato a utilizzare più di metà delle ricariche totali. Questo penso sia un affronto alla decenza. Ora, non è che ho magari una baccacedro, sai. Potrebbe... questa è una baccacedro. Sì, perfetto. Ci curiamo Cesar con le baccacedro. Ottimo così. Tra l'altro, non ho idea di quanto curi una baccacedro, ma sti cavoli, signori. Proseguiamo che siamo già a 7 minuti. Oh, cazzo i trick, che palle. Allora, dai. Forza, Malfoy. Tu e la tua forza, raga. Non so, raga. Io penso di promuoverlo per il momento, Malfoy. Mi sembra comunque... Ok, mi sa che da quella parte lì bisogna andare da... Aspetta, no, chi sei? Prendiamo il nostro bijuterra quotidiano, perfetto. Signore, come dice la preghiera, dacci oggi il nostro bijuterra quotidiano. Oh, cazzo. Oh, merda, dove devo andare? Cos'è sto aborto? Cos'è sto schifo? Cosa mi significa? Dove sto andando? Oddio, Flash, no. Ti prego, cosa vuol dire tutto ciò? Io sto proseguendo a caso. Uno strumento, una bacca pasflo. Tutto questo per una bacca pasflo, non ci voglio credere. Probabilmente sarebbe stato uno strumento molto utile. Però è diventato una bacca passola. Quindi sti cazzi. Proseguiamo. Allora, io non so sinceramente cosa sto facendo, raga. Io non so dove sto andando. Probabilmente non riuscirò nemmeno a trovare l'uscita di sto posto. Sto facendo baccalga. Dai, ma qualcosa di diverso da una bacca. Ma non chiedo una Master Ball, ma un latte mumu va più che bene. Non una baccalga. Cos'è una baccalga? Io, raga, dove sto andando? No, sinceramente, dove minchia sono... Ok. Ok, molto, molto, molto interessante. Dove... Oddio, ma sono arrivato all'inizio, sto male! Oddio! Ma non era la strada giusta? Ma stiamo scherzando? E di qua dove si va, scusatemi? Ok, fermi. Mi ricordo che c'era una zona in cui poi si doveva inseguire... La Madonna, bisognava inseguire la Madonna. No, c'era una zona in cui bisognava inseguire tipo lo Zoroark DN per arrivare alle rovine effettive del castello del Team Plasma, per poi a quel punto affrontare N. Però non so dove sia questo posto. Mi ricordo che Zoroark appariva all'incirca qua, però non sono sicuro. Allora, ero assalto, ma andiamo a casa Stuntle. Non gli ho fatto una pippa. Non gli ho fatto nulla, Tecnobot, madonna. Cioè, mi togli 2 PS, però è talmente fastidiosa come animazione con quel suono lì che veramente mi urta i sensi dello spirito. Stuntler, è stato un piacere anche per me. Torna quando vuoi. Ampharos, cioè, meglio che torni lui che altri Pokémon, per dire, tipo Chandelure, che è un inferno perché con quello zuffa lì prova ad uccidermi tutti i Pokémon. Oppure Latias dello scorso episodio, e praticamente mi ha tenuto in ballo 3 minuti con quelle sue mosse infami. Dragospiro, non mi paralizzare, ok, perfetto. Oh, Tenaglia, proviamo uno Stramontante, raga, che anche questa mossa qua, raga, nello scorso episodio, tutti me li ha aperti, tutti.
non mi paralizzare. Ok, perfetto, tenaglia e a casa, ci siamo. Nel mentre, come da consuetudine, sto sputacchiando tutta la scrivania. Ma questi sono altri discorsi che... Swanna. Altri discorsi che Swanna. Fateci un meme, tipo, nell'universo, commentino. Sto impazzendo, voi capitemi. Sto registrando 2 episodi di fila, non sono abituato a questa fatica. Swanna, è stato un piacere anche per me, via. Kate, perfetto, mi fa piacere che comunque ci sia questa cultura gender tra di noi. Mamma mia, raga, che disastro. Allora, andiamo a prendere questo coso qua. Piromodulo, è passato Genesect. Ottimo, ci piace così. Allora, io sono sceso a caso, ma... Cioè, quel saltello lì aveva più o meno senso, come può avercelo un televisore in cantina spento. Cioè, non ha senso. Dove sono? Eccolo. Ok, da questa parte, dopo la Lega, si va a trovare N. Da questa parte si trova N, perfetto. L'ho scoperto, sono in pace con me stesso. Vi lascio un sondaggio in alto a destra. Vorreste vedere degli extra di questa serie tipo N così? Li guardereste? Fatemi sapere. Ovviamente se non li guardate rispondete di no, ci sta, nel senso, non è un problema, non vi uccido, sappiatelo. Allora, scendiamo da questa parte prima di proseguire, perché tanto, raga, abbiamo tempo. La esploriamo tutta la via Vittoria in modo tale che se c'è qualcosa di importante non ce lo perdiamo. Togekiss! Allora, Togekiss, tra l'altro, raga, parliamo un attimo di Togekiss, cioè, non è brutto come Pokémon, eh. Però, quei triangolini, cioè... che fanno molto illuminati, potevano anche risparmiarseli. Potremmo richiamare un mezzo abortosard qua, però per il momento rimaniamo qui tranquilli. Allora, fermi tutti. Proviamo un Octazooka, perché sto coso qua mi sembra abbastanza resistente. Arrotola, cioè, non puoi arrotolarti, a meno che non ti avvolgi su te stesso diventando una pallina di pucciosità. Però non va bene sta cosa, sappilo. Urora. Perché non c'è una mossa che ti faccia qualcosa? Cioè, cosa devo fare? Devo drogarti di chetamina per farti del male fisico? Cioè, non lo so. Allora, veleno spina dovrebbe mandarlo a casa adesso, però... Pirolancio. Pirolancio, veleno spina. Olè. Dai. Olè. Ce l'abbiamo fatta, signori. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro, sapore vero. Charizard. Signori, l'amico venuto bene di Abortozard è arrivato. Tra l'altro, Abortozard, il nostro caro amico Abortozard, che qui chiamo in causa... è stato già innalzato a popolarità del mondo di Instagram. E fra parentesi vi invito a seguirmi su Instagram. Ci avete già fatto le fan art, i disegni, le cose belle. Io vi ringrazio tutti. Demon bacio, ma vai pure a caccare se per me. Vorrei piangere sangue in questo momento. Se solo ne fossi capace. Bollaraggio. Un Charizard. Che fa bollaraggio. Che è di tipo erba. Sì. Sì. Ha tutto senso. Tutto molto senso. Proseguiamo, facciamo finta di non aver sentito niente. Anche i repellenti, raga, comunque prima o poi finiscono, io ve lo dico. Allora, datemi questo... No, un altro messaggio. Messaggio grazie. Beh, l'unica grazia che ti tiro è forse quella della condanna a morte. Calamita! Un Magnemite morto? Guarda che non... Cioè, voi immaginatevi, no? Un Regi, cioè un Pokémon bello grosso che sculetta nell'erba. Immaginatevelo. Ora, chiudete gli occhi e immaginatevi sta merda. Ora lasciate dislike. Proseguiamo. Cioè, no, non lasciate dislike, che poi mi ascoltate seriamente. Non fatelo. Voglio avere solo dei Pokémon forti. E buongiorno, il nuovo Silver. Jessica Swimmer. Anche qua la cultura gender che... Ora, perfetto. Allora, Espeon, caro mio, vedi di levarti acido bomba. Perfetto, fa piacere che il tuo carattere sia un po' così. Però, brutto colpo. Brutto colpo. Brutto colpo. Brutto colpo. Brutto colpo. Tra l'altro, raga, quella lì non è la fine della via Vittoria. Cioè, è il preambolo della fine. Perché poi ci sarà la battaglia col rivale. Io c'ho i Pokémon morti. Non so se è chiara sta cosa. Sta via Vittoria qua, raga, penso sia una delle più difficili in assoluto, perché davvero è infinita. Alla fine c'è il rivale che ti affronta senza dirti niente. Ti logorano i Pokémon, perché poi anche a livello di PP delle mosse sei fottuto. È un albero super lano. Non ce n'è, è fatta così. Allora, John Frog livello 60. Ho detto qualcosa di bruttissimo. Oltre, su un altro leggendario, perfetto. Ormai
non commento più. Perfetto, Plato, vai anche tu, leggendario contro leggendario, mi sembra più che giusto. Pressione, l'unica pressione è quella che ti veramente... non lo so, in testa te la tiro la pressione. Bello sto Moltres, ragazzi, avrà avuto 3 PS perché la vita è andata giù manco fosse un cazzo di peso morto in gravità. Allora io qua, raga, non so dove sto andando. La frase doveva finire così. Invece è finita con un altro leggendario, ma soprattutto con un'imprecazione contro il celeste, l'altissimo. Oddio, non mi sono curato, sono stupido. Raga, non so, sono andato in lapsus spazio-temporale. Sono impazzito e non ho curato i CDC. E non me ne sono neanche accorto, sono andato dritto per dritto. Ok, perfetto. Abbiamo rischiato qua, raga. Abbiamo rischiato più di ogni altro momento della mia vittoria, probabilmente. A parte morte di Puppenaz, che ormai appartiene al passato. Tanto lo odiavate tutti. Ok, perfetto. Allora, dai, su, ricarichiamoci di nuovo. Tra l'altro sto Heatran mi sta mettendo alle strette. La seconda ricarica totale che sto utilizzando. Parte gli scherzi, raga, io sto veramente finendo le ricariche totali. Cioè, non so se vi rendete conto. Non ti inventare che... Ok, perfetto, no. Sapete, qua si inventano che le cose non hanno effetto a caso. Livello 62, siamo già a 15 minuti. Vedete che ho fatto particolarmente bene a stoppare la mia vittoria e a farla in due parti. Perché, ve lo giuro, è infinito sto posto. Botanist che manda in campo Goldak. Questo episodio qua, tra l'altro, ragazzi, durerà molto di più dell'altro, probabilmente. Arriveremo a minimo a 30 minuti, secondo me. Geoforza, tua madre mignotta. Ok, perfetto, vedete che gli insulti funzionano sempre a prescindere. Brutto colpo, mica se quello era un brutto colpo. Io sono Napoleone, però, cioè, scusa. Spara fuoco. Ma tipo... Splash. Non ti piaceva Splash come mossa per metronomo. Fallo un'altra volta, bravo. Adesso viene fuori Splash. Più o meno il livello è quello. Più o meno il livello è quello. Battuta Botanist. Io, raga, da questa parte, quando un po' conviene scottato, gli spacco la testa. Perfetto. Filosofia di alto livello. Allora. Oddio, che cosa inquietante. Oddio, ma... Oddio, che bella struttura. Cioè, praticamente ho balzato tutto. Cioè, ho balzato tutto il balzabile. Perfetto, mi piace. Cioè, non mi piace sta cosa perché... A saperlo. Però, wow, ok. Quindi stiamo per giungere verso la nostra amata vetta. Ok. Calma, mettiamo davanti Cesar che nello scorso episodio ha dimostrato fermezza di spirito. Affrontiamo questa. Vediamo se ce la facciamo. Vuoi sfidarmi? Guarda che sono forte. Vuoi lottare lo stesso? Sai, avessi scelta, cioè, voglio dire. Potessi scegliere, sceglierei anche Zekrom. Io conoscevo un altro allenatore che aveva Zekrom, però cioè, posso comunque sbagliarmi, non sono infallibile. Cesar, io ti ho appena fatto le lodi, per piacere. Voglio piangere. Ok, mandiamo Plato. Allora, lui ha delle difese paragonabili a quelle della falange oplitica macedone. Cos'è? Cosa ha fatto? Ah, Gelamondo, perfetto, hai preso dal tuo amico Kyurem probabilmente. Allora, Stramontante, vediamo se riesco a mandarlo giù, raga. Stramontante, non so, è fortissima come mossa. Puntualmente Gelamondo di nuovo, dai, però facciamo le cose un po' in fretta, che siamo già a 18 minuti. Devo ancora affrontare il rivale, questo episodio qua verrà a lungo veramente 300.000 anni. E pensate che la mia vittoria avrei dovuto farla, in teoria, tutta assieme. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire un'ora di video. Un'ora. Quando vi avevo chiesto gli orari, avevo messo massimo 35 minuti. Un'ora. Per dire. L'avrei comunque divisa in due parti se me ne fossi accorto. Raichu, perfetto. John Frog, vai, è il tuo momento. Comunque, ragazzi, nel prossimo episodio ci sarà la Lega. Questo ovviamente mi sembrava scontato. Quello che non è scontato è il fatto che la Lega tenterò comunque a prescindere di farla in due episodi. Come al solito fare. Dio, dicevo. No, perché poi mi viene da ridere se penso che tipo sto sclerando, no? Davanti a un computer. E appena fallito ero assalto. Io non sono... Ok. Perfetto. Così va molto meglio. Probopass.
Dai, Cesar, io credo di nuovo in te. Raga, sono esausto, sinceramente, non ce la faccio più. Sono stanchissimo, non devo più registrare 2 episodi di fila. Per questa cosa qua voglio almeno 300 like, perché veramente sto facendo uno sforzo immane, è stancante. Sono qui da 50 minuti praticamente e oltre, cioè, non lo so. Allora, dai, provo, basta, vai a... questo sembrava un critical, non sia mai, però sembrava un critical. Sembrava. Provo basta a casa, perfetto. Abbiamo seccato anche questa, che non è neanche lontanamente l'ultimo allenatore. Intanto di Elite Four ne ho incontrati 8. Sì. Plato, vai, è il tuo momento, ricaricati. John Frog, ce l'abbiamo una cura totale per il nostro eroe? Ovvio che abbiamo una cura totale per il nostro eroe. Che domande. Che tra l'altro sta prendendo botte a destra, ma ancora io non vorrei dire, ma servirebbe un Elisir Max a John Frog, perché non ha praticamente più mosse. L'abbiamo... Che palle, zio. L'abbiamo utilizzato a manetta in questa via vittoria. No, ACDC, devi andare per primo. Siamo a 20 minuti, signori, a 20 minuti. Questo episodio, unito a quell'altro, avrebbe creato il putiferio. Io sto sudando, sto sudando. Probabilmente tra un attimo vengono fuori le goccioline di sangue dai pori della mia pelle. Questo per dirvi, ho appena spaccato il microfono, perfetto. Aspettate che professionalmente lo risistemiamo. Kingler, caro mio Kingler, veleno spina. Per un attimo non so perché ho pensato fosse di tipo acciaio e stavo cominciando già a inveire contro divinità ancestrali. Rafforzatore, però veleno spina è vero che è speciale, sì dai. È fisica. È fisica. È fisica, perfetto. Fisica come la materia che devo studiare dopo questo episodio, quindi se ci vogliamo sbrigare, grazie, perfetto. Kingler è stato un piacere anche per me. Dormiamo, tanto adesso ti switch, quindi. Skuntank, perfetto. La situazione mi puzza. Capito, perché Skuntank è una puzza. Donna Technician. Fa piacere che ci siano parità, pari opportunità, ecco, per i sessi. Come è una cosa positiva. Capite che poi il delirio mi porta a dire certe cose. Il delirio, la pazzia, la morte civile porta a questi problemi. Aeroassalto. Io so già. Quando capisco che le mosse non sono efficaci, l'unica scelta possibile è bestemmiare. Malfoy! Tu devi uccidere, non essere ucciso. È la tua indole. Pugno scarica, non mi fare troppo male. Ok. Se io adesso ti faccio un gelamondo e se ho calcolato bene il tuo tipo, dovresti morire, perché dovresti essere tipo acciaio. Raga, il mattatore dei Pokémon di tipo acciaio. Il counter ideale, Kyurem. La tua amica di prima, che era tua amica perché eravate stessa classe allenatore, aveva Zekrom, tu hai Kyurem. Non è che io adesso posso avere un Reshiram? Sarebbe una cosa positiva avere un Reshiram. Mi renderebbe le cose più semplici avere un cazzo di drago bianco. Leccata. Cioè, io mi immagino un Kyurem. Cioè, immaginatevi un Kyurem che arriva lì, vi guarda fisso negli occhi come per uccidervi e poi... Shish. Questa potrebbe essere la vostra reazione. Entriamo qua dentro, io ho paura a proseguire perché so che da un momento all'altro, e mi sono informato su sta cosa, deve presentarsi quell'energumeno di Tony F e devo fargli pure la voce storta. Io non ho quasi più voce. Allora, curiamoci tutti i Pokémon, non mi interessa se sto per finire le ricariche totali, abbiamo bisogno di tutte le forze in campo, abbiamo bisogno. Tra l'altro i Pokémon probabilmente mi stanno finendo tutti i pipì delle mosse, ma questi sono altri discorsi. Ora, ok, dovremmo essere... Ecco, questa qua era la ex via vittoria, signori. Eccolo. Aspetta. penso, spero sia l'ultima volta, davvero. Lotta con me prima di andare alla Lega Magazine. Lo faccio per te, bufo. Un'ulteriore lotta potrà solo renderti più bufo. Ma quanto cazzo sono British. Ok, perfetto. Creepy contro Tony F. Vai così. Ricordate... E la Elite Four, perfetto, signori. Perfetto. Anche lui è entrato nei Super 4. Va bene, noi. Va bene. Perché l'avevo chiamato? Cioè, c'era un motivo per il quale l'avevo chiamato? Ah sì, l'ho chiamato F perché lui in realtà si chiama Tony. Se mi vedete alle fiere con la cocaina, toglietela. Cioè, chiamate le autorità per piacere. Allora, fermi tutti. Allora, ACDC è entrato in un sonno profondo. Andiamo John Frog contro questo Charizard. È già il secondo che incontriamo, raga. Abortozard ha proprio figliato bene, eh. Mamma mia. Mega assorbimento. Mandiamo a casa Charizard. Ma
Dio Cristo, il mio prof di italiano t'addormenta di meno di sto coso. Azione, ottimo. C'ho delle mosse veramente bellissime, devo ammettere. Demon bacio. Allora, quindi sei di tipo buio, quindi forza antica è super efficace, giusto? Ok, perfetto. Oh, brutto colpo, cosa è successo? Incredibile, brutto colpo, non ci voglio credere. Mamoswine, mandiamo a casa anche lui, signori. Malfoy, io credo in te, credo nel cuore delle carte, credo nel tuo gelamondo. Pugno rapido. Non doveva andare così. Non doveva andare così. Mi hai quasi shottato con un pugno rapido, stai scherzando? Stiamo scherzando? Malfoy, non va bene. Mi ha quasi shottato con un pugno rapido. E guarda che super efficace contro tutti, fa malissimo. Oddio. Quanti, a parte che pugno rapido effettivamente è randomizzata di potenza. No, stai scherzando, mi sta prendendo il culo, stramontante. Vai a casa, ti prego. Ha smesso di usare pugno rapido a caso. Fa in culo, è passato a rogodenti, Regiplato. Raga, che fatica. Che fatica questo episodio. Allora, carichiamo un attimo Plato. Lui fa pugno rapido. Non riesco a identificare il suo tipo, raga. Provo con un tenaglia. Dimmi che non è di tipo normale. Ok, vai giù, vai giù, vai giù. Ti prego, devi andare giù. Merda, 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 merda. Regi, regi Plato, ok. Allora, lui fa sicuramente pugno rapido. Io, a regola, se faccio un'altra ricarica totale, dovrei avere margine sufficiente per seccarlo. La situazione, raga, si sta facendo veramente brutta, secondo me. Non mi piace. Perché io sto finendo pure tutte le mie pozioni. Non va bene ciò. Allora, proviamo con un troppo forte. È l'ultima opportunità che ho, l'ultima spiaggia. Cazzo! Reggi, 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 reggi. No! Cazzo. No, stai scherzando, quanto mi togli. Stai scherzando, quanto mi togli, zio. No, raga, è fortissimo. Mi apre. Per, come fa a togliere così tanto a John Frog? Come fa? Fermi, fuoco fatuo, pugno rapido, reggi. Reggi, reggi, reggi. Reggi, Johnny. Fuoco fatuo, ok. Ok, calma. Raga, è morto Plato, ma adesso non possiamo concentrarci sulla sua morte. Lo piangeremo dopo. Lo piangeremo dopo, la situazione è veramente critica. Dimmi che è fisica. Dimmi che è fisica. Cazzo, è speciale, non ci credo, ho sbagliato pure in questo. Raga, devo rischiarla. Non voglio guardare. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ok. Ho finito le pozioni, raga. Ok. Raga, ho finito le pozioni. No, basta. Zio, non puoi avermi mandato davvero un leggendario. Raga, la situazione è drammatica. È drammatica. Non ho veramente altri rimedi? Raga, la situazione è drammatica. Fuoco bomba. Non ci credo, super efficace, me lo ricordo. Ok, non mi toglie troppo, però. Dimmi che veleno spina ti fa abbastanza, ti prego. Non fa abbastanza. Non fa assolutamente abbastanza. Allora, se fuoco bomba è super efficace, è capace che sia di tipo roccia. Non ci credo, raga. Raga, questa è una strage. Posso sperare che fallisca. Raga, paradossalmente è meglio così. Oddio! Oddio, 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 oddio! Raga, tremo. È impazzito. Cos'è successo? Abbiamo ancora una speranza, raga. Abbiamo ancora una speranza. Una sola speranza può salvare il mondo. Reggi, reggi Cesar, reggi Cesar. Ok.
crit. Chi è il più veloce? Malfoy è il più veloce. No, raga, è morto anche Cesar. Raga, non ci credo. No! Ok, fermi, fermi tutti. Vai giù, ti prego, vai giù. Ok, ok. Raga, non ho veramente parole per quello che è successo. Lega Pokémon. Incredibile. Tra l'altro mi sta esplodendo la codifica perché sto registrando da troppo tempo. Allora, un attimo, raga. Depositiamo i morti, facciamo un attimo il counter. Bernard è morto nello scorso episodio. Pupenaz è morto in questo. Abbiamo perso Cesar e Plato, che erano i nostri migliori. Cazzo, erano i migliori. Sono rimasti loro tre, raga. John Frog e ACDC in particolare ci seguono da davvero tanto tempo. Allora, fatemi andare un attimo di qua. Raga, dovrò fare un grinding generale dei Pokémon e decidere chi mettere in squadra. Decidiamo un attimo adesso. Abbiamo poca scelta. Fuoco roccia, lui. Allora, potremmo giocarci Camerapt, che non mi sembra messo male a livello di statistiche. Riduci i danni delle mosse super efficaci. Può andar bene, raga. Purtroppo abbiamo una scelta molto, molto ristretta. Lotta ghiaccio di Swanna. È molto lento e ha una difesa bassa. Non so se ci conviene. Lui. Abbiamo tutti Pokémon con debolezze per 4, raga. È un casino. Normale acciaio. Psicoerba. Anche lui debolezza per 4. Però non ha delle pessime. Raga, la situazione è davvero compromettente. Vedrò cosa fare. Li allenerò tutti. Li alleno tutti e poi scelgo veramente i migliori. Camerapt è l'unico certo di entrare in team. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. È stata una strage. L'ultima battaglia mi ha veramente scosso. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale se volete iscrivervi. Altrimenti andate a fanculo. Scusate, non ce la faccio, non riesco neanche a fare un altro recente. Rispondete alla domanda del giorno, passate ai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori e dentro al canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Signori, nel prossimo episodio ci sarà la Lega con un nuovo team, con metà nuovo team. Io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video.